televisiva. A proposito, che fine hanno fatto il 1.400 milioni di euro che il governo aveva stanziato nel 2020 per costruire nuove sale di terapia intensiva e subintensiva? Questo lo vedremo dopo il Golden Minute, che poi minute non è, 30 secondi di pubblicità e siamo da voi. Allora, bentornati. Insomma, nel maggio del 2020, sull'onda emotiva di 1.000 morti al giorno a causa del virus, il ministro Speranza annunciava lo stanziamento di 1.400 milioni di euro da investire in nuove sale di terapia intensiva, subintensiva, nell'acquisto di nuove ambulanze e riqualificazione, ristrutturazione dei pronto soccorso. Questo perché non si ripetesse più quella bruttissima esperienza che si è corsa nella prima ondata della pandemia. Bisognava prevenire in occasione della seconda ondata. Bene, passata la seconda, la terza, la quarta, che cosa è successo? La nostra Claudia Di Pasquale. Due giugno 2022, festa della Repubblica. Per la prima volta alla tradizionale parata ai fori imperiali sfilano anche i medici, gli infermieri e i paramedici. Sono proprio loro ad aprire il corteo, un omaggio al duro lavoro svolto dal personale sanitario nazionale durante la pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza li ringrazia su Twitter e li definisce la risorsa più preziosa per il rafforzamento della sanità. E proprio per rafforzare la sanità, già 2 anni fa il ministro annunciava lo stanziamento di 1.400 milioni di euro. Con questo investimento l'Italia fa un salto avanti straordinario, più 115%. Si passa da 5.179 posti in terapia intensiva a 11.091. Ancora sugli ospedali investiamo risorse per ammodernare i nostri pronto soccorso. Sono 192 milioni, una cifra importante. Napoli, zona ovest, ospedale Cardarelli. Ecco come sta messo oggi il pronto soccorso. I pazienti sono in attesa da ore, se non da giorni. Un inferno che ha portato lo scorso 5 maggio ben 25 medici del pronto soccorso a scrivere una lettera di preavviso di dimissioni. Dicendo esattamente questo: non siamo più in grado di svolgere il lavoro per il quale siamo stati assunti, perché il carico di lavoro è tale che sopravanza la nostra capacità di risposta, non siamo in grado di dare assistenza ai nostri pazienti. Quel giorno nello specifico c'erano 170 pazienti, ma erano arrivati tutti quel giorno o c'erano anche persone che stavano là al pronto soccorso da più tempo? No, no, molti di questi pazienti stazionano in pronto soccorso anche per 7-10 giorni. Quando è scoppiata la pandemia nel 2020 sono stati stanziati dei soldi per riorganizzare i pronto soccorso. Qua al Cardarelli è stato fatto qualcosa in questi due anni? No, in questo momento no, so che sono programmati degli interventi di ristrutturazione, ma non, almeno per il momento non sono ancora partiti. Ma quanti medici ci sono? Guardi, nell'arco di un anno sono andati via credo una ventina di medici. Quanti dovreste essere? Tra 38 e 40 medici, noi siamo esattamente la metà in questo momento. A Fuorigrotta, vicino allo stadio, si trova invece l'ospedale San Paolo. Qual è la situazione del pronto soccorso qua al San Paolo? San Paolo mancano i medici accettisti. Quanti ce ne sono e quanti dovrebbero essere? 7-8 persone, ce ne vorrebbero 20-25. La zona nord di Napoli, vicino all'aeroporto, è servita invece dall'ospedale San Giovanni Bosco, che durante la pandemia è stato convertito in presidio Covid. Ora, il San Giovanni Bosco è già free Covid, è libero dal Covid, ha aperto una serie di posti letto, non riesce ad aprire il pronto soccorso per mancanza di medici accettisti. Prima del Covid funzionava il pronto soccorso? Sì, sì. I medici si sono dilaniati, sono spariti. E dove sono andati? Chi per esempio ha scelto di andare nel privato, chi ha scelto di lasciare il pubblico per fare il medico di medicina generale, stanno scappando letteralmente dal pronto soccorso i medici.
A Napoli un altro presidio Covid era in Loreto Mare, vicino il porto. Dal 6 giugno è free Covid, ma ancora oggi è chiuso. Il Loreto Mare non c'è più il pronto soccorso da tempo, adesso è totalmente chiuso perché dopo che hanno esaurito i pazienti Covid che erano là, adesso dovrebbero decidere che cosa fare, ma non credo che riaprirà il pronto soccorso. In questi anni la Regione Campania ha puntato su un nuovo grande presidio ospedaliero nella zona est, a Ponticelli, il cosiddetto Ospedale del Mare. Quanti medici ci sono al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare? 6-7 medici. 6-7 medici? Sì, e poi c'è tutta l'area medica che ruota intorno al pronto soccorso. E quanti dovrebbero essere i medici? Almeno sui 30-35 medici, ordinariamente. Giuseppe Galano è il presidente del sindacato degli anestesisti ed è anche il direttore del 118 di Napoli. Quanti medici se ne sono andati dal 118? Durante la pandemia in Regione Campania sono andati via circa un centinaio di medici. E a Napoli? Se ne sono andati via 34. Questo che impatto ha poi sul servizio? Molte volte noi siamo costretti ad inviare un'ambulanza solo con un infermiere. Parliamo del diritto a vivere. Il diritto alla salute viene dopo. Noi in urgenza garantiamo il diritto alla vita. Noi stiamo provando a spiegare, l'abbiamo detto pure al Ministro, che la questione dei pronto soccorso dell'emergenza è molto più grave della pandemia. Non c'è paragone. Il diritto a vivere si va oltre il diritto di cura. Il forum delle società scientifiche, dei clinici ospedalieri universitari che sono coordinati dal professor Francesco Cognetti hanno denunciato tagli alla sanità per 25.000 posti letto e del personale per oltre 42.000 unità. Insomma, criticità che sono emerse prepotentemente nella prima ondata della pandemia. Quando si è sacrificati per curare i pazienti Covid, tutti gli altri pazienti. Ora, non è un caso che abbiamo raggiunto il più alto tasso di mortalità dal dopoguerra. Ci sono medici che scappano per lo stress dal pronto soccorso, che vengono sostituiti da colleghi che vengono da altri reparti o da altri ospedali, che lavorano fuori dagli orari di lavoro e pagati come liberi professionisti. Questo quando si riesce a sostituirli in questo modo, altrimenti bisogna attingere ai medici presi in prestito e pagati dalle cooperative. Per evitare che ogni ondata insomma, si ripetesse il dramma di chiudere o riconvertire interi reparti al Covid, ecco, nel pieno dell'onda emotiva dei 1.000 morti al giorno, nel maggio del 2020 il governo nel decreto rilancio stanzia 1.400 milioni di euro, ne dà notizia il ministro Speranza, dovevano servire per creare 3.500 nuovi posti di terapia intensiva, 4.225 di subintensiva, comprare nuove ambulanze, ristrutturare i pronto soccorsi. La struttura commissariale all'epoca guidata da Arcuri, indice le gare, chiude anche, affida i lavori, insomma tutto molto bello, tutto molto veloce, insomma, però nel frattempo c'è stata la seconda ondata, c'è stata la terza ondata, anche la quarta. Come hanno speso questi soldi le regioni? La nostra Claudia Di Pasquale. Le cose non vanno meglio nei pronto soccorso del Lazio. Anche qui barelle nei corridoi e sale piene di pazienti in attesa. Lo sa bene Teresa Brogna, che ha denunciato il caso di sua madre, portata all'ospedale di Latina. La mattina mia mamma si è svegliata con un malessere e io, guardandola, noto che l'occhio destro diverge verso l'esterno. Quindi sua madre arriva al pronto soccorso, le fanno comunque un TAC. Sì. E da questo TAC cosa emerge? Un'ischemia cerebrale. E poi viene ricoverata o no? No, rimane nel pronto soccorso, nella sala 1. Questa sala era piena, mia mamma ci riferiva di 28-30 persone lì, tutte praticamente cateterizzate, col catetere, con i pannoloni. Quanti giorni è rimasta di fatto sua madre al pronto soccorso? 6 giorni. Finché mia mamma non otteneva il posto letto in reparto, non poteva accedere agli accertamenti.
Teresa Brogna scrive allora all'ospedale, ai giornali locali e finalmente dopo 6 giorni la madre viene ricoverata. E come veniva giustificato il fatto che non ci fossero dei posti letto? Molti reparti, molti ambienti sono stati adibiti a Covid. L'ospedale è riferimento Covid per una zona molto estesa, anche perché gli ospedali di Sezze, di Priverno, di Cori, quindi della parte nord della zona, sono chiusi, quindi Latina accoglie un'utenza veramente numerosa. Eppure, grazie al decreto rilancio del 2020, l'ospedale di Latina ha a disposizione 6.800.000 euro per creare 36 nuovi posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Dopo quasi 2 anni, in piena ondata Omicron, questi lavori non erano ancora iniziati. All'ospedale di Civitavecchia aspettano invece 3.200.000 euro di fondi commissariali per creare 12 nuovi posti letto. Questi posti sono stati realizzati? No, possono essere stati realizzati perché i progetti sono stati inviati in regione per l'approvazione. Una volta che siamo stati autorizzati, penso che c'erano gli atti per iniziare le gare per poter partire immediatamente. Le gare sono state già fatte? Le gare non sono state già fatte. La gara l'ha fatta il commissario Arcuri a ottobre del 2020, le ditte sono state già scelte? Non ne sono al corrente di questo, guardi. Qui siamo invece a Palestrina, nel territorio dell'ASL Roma 5. In questo caso i lavori finanziati grazie ai fondi commissariali sono stati conclusi più di un anno fa. Il nuovo reparto ha 4 posti di terapia subintensiva e altri 4 posti di terapia intensiva. Ad oggi però qui dentro non è stato ricoverato neanche un paziente Covid davvero grave. Ma perché? Perché noi abbiamo gestito pazienti Covid di media-bassa intensità e quindi non siamo stati accreditati per la terapia intensiva Covid, ma solo per la terapia subintensiva Covid. Voi avete avuto dei fondi commissariali per aprire questi posti di terapia intensiva e non li avete mai usati come terapia intensiva? Li abbiamo usati come terapia subintensiva e abbiamo gestito i pazienti in medio-bassa intensità. Chi ha fatto questi lavori? Ditte che hanno vinto gare, non so i nomi, francamente. Però il soggetto attuatore non è l'ASL Roma 5? Sì, certo. E quindi non è lei il direttore dell'ASL Roma 5? Sì, assolutamente sì. Il direttore ci fa avere poi i nomi di 3 ditte. Una rivende ceramiche e arredi bagno. Intanto il presidio di Palestrina deve recuperare migliaia di visite per i pazienti no Covid. Quante prestazioni dovete recuperare, sia come prestazioni ambulatoriali, esami diagnostici? 18.000 visite, soprattutto Torino, oculistica, ortopedia e cardiologia, e 5.000 prestazioni diagnostiche, gastroenterologia, spirometria e quant'altro. L'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, invece, in base al piano del 2020, deve realizzare 24 nuovi posti letto. I lavori sono partiti da poco e dovrebbero concludersi il 30 novembre 2023. Il costo di partenza di questi lavori era quanto in totale? Allora, era 4 milioni e 8 di 2 piani. Poi si è visto che facendo i ponteggi, facendo gli scavi, c'è stata una maggiorazione dei preventiva dei costi. Quindi il costo finale? Sono circa 9 milioni e 2. Cioè quasi raddoppiato, insomma. Ma sono raddoppiati anche i metri quadri. Ma il numero dei nuovi posti letto è rimasto lo stesso, 24. E comunque poi serve altro per renderli funzionali. Ma se lei avesse questi posti nuovi che dovete realizzare, i 14 e 10, ce l'avrebbe il personale per aprirli? Questa è una bella domanda. Insomma, non c'è. No, per ora noi speriamo. Noi speriamo. Nell'attesa dei lavori, l'ospedale Sant'Andrea ha dovuto riconvertire interi reparti per ricoverare i pazienti Covid, tra cui questa terapia intensiva, e ha dovuto chiudere persino delle sale operatorie. Questo che conseguenza ha avuto per tutti i pazienti non Covid? Per la bassa complessità chirurgica sicuramente un impatto negativo. Intendiamo interventi della parete addominale, ernie, laparoceli, interventi di patologia venosa. È così che l'ospedale Sant'Andrea ha stretto a gennaio un accordo con una casa di cura privata, Nuova Villa Claudia, dove ha dirottato fino alla fine dell'emergenza Covid i suoi medici per effettuare gli interventi ordinari di ortopedia. Chi è che paga? Qui paga la regione. Noi ci teniamo di quella quota lì il 20% per ristorare il personale. Ogni ospedale ha attivato una convenzione per effettuare interventi chirurgici non Covid. Il Policlinico Umberto I ha una convenzione con il San Carlo di Nancy. Noi del San Filippo Neri abbiamo una convenzione con Villa Betania.
intanto c'è chi non è riuscito a prenotare neanche un esame radiologico. Sono una paziente oncologica dell'Umberto I, avendo un problema collaterale dalla chemio in reumatologia. Mi hanno mandato di fare la MOC, ho chiamato il CUP e mi dicevano: mi dispiace, l'Umberto I non fa la MOC. Cioè, nel senso, neanche fra 6 mesi? No, no, come se non esistesse come ospedale. Quindi è dovuto andare in una struttura privata convenzionata? Sì. Dopo la nostra intervista, Elena Codrea ha chiamato di nuovo il CUP per prenotare una radiografia toracica. Umberto I, non c'è disponibilità, siamo verso l'Umberto I, non c'è agenda aperta. Io ho proprio parlato con l'oncologo, mi diceva, sosteneva proprio che non è possibile. No, a me dice qui nessuna disponibilità, mi dice signora. C'è una legge specifica, che è la 266 del 2005, che vieta agli ospedali di chiudere le agende. E il Covid in che modo ha inciso? Soprattutto nel rubare i posti letto a pazienti fragili, pazienti oncologici, pazienti cardiopatici. Noi abbiamo avuto segnalazione di pazienti oncologici tenuti 5 giorni in barella al pronto soccorso. Beh, durante la quarta ondata è stato ancora di nuovo un blocco, un ritardo degli interventi chirurgici per i pazienti oncologici. Un buon 70-80% degli interventi per tumore sono di elezione. E se ne sono persi, ne sono stati ritardati tanti. Perché si è arrivati a questo punto, insomma? Molti di questi interventi necessitavano, dopo l'intervento, del ricovero del paziente in terapia intensiva. E le terapie intensive erano bloccate. Bloccate per il Covid? Sì, certo. Erano occupati da pazienti Covid. Con i fondi stanziati nel 2020, il Policlinico Umberto I di Roma dovrebbe realizzare 48 nuovi posti letto di terapia semi-intensiva, più altri 26 posti di terapia intensiva. Mi risulta che stiano realizzando dei nuovi posti di terapia intensiva. Una cosa che so, ma non ne sono sicuro, che dovrebbero aprire una subintensiva qui avanti sulla sinistra. So che stanno realizzando dei nuovi posti di terapia semi-intensiva, non so se sono iniziati le risulte, i lavori? Assolutamente no. Questi lavori a che punto sono? I lavori ancora sono da avviare, hanno completato la progettazione definitiva. Quindi a questo seguirà la progettazione esecutiva e poi la contrattualizzazione. E quando dovrebbero terminare questi lavori all'Umberto I? Allora, il cronoprogramma dichiarano a giugno 2023 per le terapie intensive e ottobre 2023 per le terapie subintensive. Nell'attesa hanno piazzato una terapia intensiva di 18 posti dentro questo container. Intanto è dall'anno 2000 che vengono sfornati i progetti per ristrutturare il Policlinico Umberto I. Proviamo a chiedere il perché di questi ritardi all'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato. Vorremmo capire perché si sono creati questi ritardi, quindi... È chiaro che dipende anche dai vari interventi, dalle progettualità. Non si trattava appunto di costruire nuovi ospedali, si trattava semplicemente di risistemare dei reparti, ogni ospedale aveva pochi letti da fare, però... Nonostante questo, sono passati, che ne so, 2 anni ancora, siamo in alcuni casi alla fase della progettazione, insomma. Sì, noi nella gran parte dei casi sono stati fatti, diciamo, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Il piano della Regione Lazio del 2020 ha previsto però la realizzazione di 535 nuovi posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. A distanza di quasi 2 anni ne risultano attivati 68, ma a leggere un po' meglio i dati, quelli in esercizio appaiono 30. Il resto poi una sfilza di zeri. Quanti soldi spettano in base al decreto rilancio alla Regione Lazio? Alla Regione Lazio spettano circa 118 milioni. Ad oggi quanti soldi sono stati chiesti dalla Regione Lazio? 24 milioni, di cui 22 già erogati. Non riesco a comprendere perché la Regione Lazio, che ha a disposizione 118 milioni di euro, cioè questi soldi ci sono? Questi soldi ci sono nelle casse dello Stato, sì. Cioè a distanza di 2 anni la Regione ne ha chiesti solo 24 di milioni? Sì. Con una battuta, possiamo dire che siamo ancora carissimo amico, secondo lei? (Ride)
In sostanza nel 2020 è stato fatto questo piano di potenziamento per la rete ospedaliera che ha anche firmato lei. Ora noi abbiamo provato a chiedere, diciamo, anche all'assessorato i dati sullo stato di monitoraggio, no? Ti faccio sapere, va bene, non lo sapevo. No, ma noi già lo sappiamo, è stato fatto veramente ben poco. Molti lavori non sono stati avviati o sono in corso. Adesso fammi vedere e poi ti faccio sapere subito. Noi vogliamo capire perché c'è stato questo ritardo, insomma. Fammi vedere, sì. Poi lo faccio sicuro. Perché il risultato è stato che, di fatto... Il risultato vediamo qual è. Poi dopo il risultato è che anche quest'anno che bisogna ricorrere ai privati. Ma quello sempre. Per pagare i posti di terapia intensiva e per ricoverare i pazienti. Quello sempre. Il sistema è pubblico. Offerto in due modi, accreditati e ospedale pubblico. Siamo usciti dal commissariamento, per favore non infangate le belle storie di risanamento, perché dopo 10 anni che faccio il commissario ho tirato fuori la sanità del Lazio dalla fogna, non lo permetto al report, non lo permetto a nessuno. Se questi posti fossero stati fatti, non avevate bisogno di ricorrere al privato per i posti di terapia intensiva. Abbiamo fatto i conti, Presidente.